Al Quirinale il presidente Mattarella conferisce a Rosa Oliva la massima onorificenza di cavaliere di Gran Croce. Alla fine degli anni 50 Rosa è stata la prima donna ad affrontare un concorso per entrare nella pubblica amministrazione, segnando un passaggio chiave nella battaglia per la parità di genere. Nadia Zikowski. È un gran piacere incontrarla e accogliere qui al Quirinale. L'aveva citata nel discorso dell'8 marzo il capo dello Stato. Rosa Oliva, classe 1934, a 24 anni aveva un'ambizione: partecipare al concorso per la carriera prefettizia. Ha i titoli di studio, ma le manca un requisito: essere un uomo. Non si perde d'animo e fa ricorso al suo fianco il suo professore Costantino Mortati, nella veste di avvocato. Nel 1960 la consulta le dà ragione, a lei e a tutte le donne che da quel momento vengono ammesse ai concorsi pubblici. È stato un piccolo gesto con un grande risultato. Questo che ha mosso una montagna. Finalmente. Oggi Rosa Oliva, con la massima onorificenza della Repubblica, cavaliere di Gran Croce, continua le sue battaglie. Non bastano le leggi, dice. Sulla condizione femminile ci sono ancora molti passi grandi e piccoli da fare. È purtroppo una condizione che aspetta ancora un completamento per far sì che ci sia uguaglianza formale e sostanziale. Da allora molte cose sono cambiate, aveva ricordato Mattarella. In alcuni ambiti del pubblico impiego si è addirittura verificato il sorpasso, ma non ai livelli apicali, non nella retribuzione. E quanto è stato conquistato, raccomanda Rosa Oliva, va difeso. C'è sempre il rischio dei passi indietro.